Yolanda Ritz. Rieccomi tornata con un nuovo video. Buon lunedì, come state? Spero tutto bene. Sì ragazzi, sì, avete letto bene. Allora, c'è tutta una spiegazione dietro questa cosa che voi leggete. Improvvisamente Daniele se ne esce con questa cosa. Si chiude di qua, prende una box e fa sta cosa. Quindi io adesso Quindi io adesso devo andare ad aprire e a recensire degli slime. Ho una mystery box che mi ha creato Daniele, con slime fatti in casa da lui. Cioè, il mio ragazzo fa slime fatti in casa e io devo andare a recensire i suoi slime. Cioè, non mi è mai successo, mi dovete credere una cosa del genere? Oh mio Dio! Allora, facciamo una cosa. Prima di tutto andatevi ad iscrivere tutti quanti al YouTube di Daniele, al canale di Daniele. Si chiama Danny Boy, mi raccomando. Vi lascio il link giù in descrizione del canale di Daniele. Seconda cosa, scrivete tutti quanti hashtag sotto in un commento, hashtag Merluzzo Daniele, mi raccomando, voglio vedere intasati tutti i commenti con Merluzzo Daniele. Adesso voi ovviamente mi aiuterete a dare un voto a questi slime, perché se è una recensione come si deve, anche in questo caso io devo dare i voti, nonostante sia il mio ragazzo, non mi interessa, ma devo dare i voti ai suoi slime, per forza. Ragazzi, prima di tutto, prima di iniziare questo video, vi volevo ricordare che il 20 di giugno uscirà in tutte le librerie e supermercati il mio diario slime. Vi metto la fotografia qui, diario barra agenda, potete utilizzarlo come diario scolastico, ovviamente il fine è quello, ma potete utilizzare anche come agenda personale per i vostri impegni o per qualsiasi altra cosa voi vogliate. Anche come diario segreto, insomma, potete fare tutto quello che volete con questo diario slime, dove ci sono 4 mie ricette, frasi e foto esclusive mai viste prima. Ok, dal 20 giugno mi raccomando, tutti con il diario di Yolanda Sweet Slime, e se lo volete preordinare magari vi trovate il link sotto in descrizione. Allora, mi raccomando, un bel pollice in su, arrivo per questo video ad 8000 like per andare a recensire dei nuovi slime, non so. Se volete che io recensisca, oddio è difficile, recensisca degli slime di altri canali o di altre pagine, fatemelo sapere. Allora, io non so lui cosa abbia combinato, ma adesso andiamo ad aprire. Non so se avete riconosciuto questa scatola, ma è la scatola delle loro Surprise Boys. Cioè praticamente lui ci ha spiaccicato il coso sopra. Faccio facepalm, non ho parole. Siete pronti? 1, 2, 3... Ok, allora, oiù, mi ha messo anche addirittura i nomi sopra. Beh, ovviamente i miei sono miei barattoli. Ah, allora. Però Daniele, devo farti un disappunto, non hai messo l'attivatore. No, vabbè, sto scherzando. Non ha messo l'attivatore, non ha messo gli omaggini. No, vabbè, scherzo. Allora, da quale iniziamo? Allora, vediamo. Beh, ci ha fatto il merluzzo slime, raga. Quanto sono curiosa di vederlo da 1 a 10. Infatti apriamo prima questo. Ho usato i miei barattolini perché li ha fatti qua. Ve lo giuro, all'improvviso si è chiuso dentro, si è messo a fare gli slime e li ha chiusi qua dentro. Io non sapevo cosa avesse fatto e cosa fossero. Poi improvvisamente si è presentato questa cosa e ha detto fai il video. Quindi adesso io mi devo sdebitare, devo andare a fare anche per lui una mystery box. Ma la mia sarà totalmente diversa. Anzi, facciamo una cosa, se volete che io faccia una mystery box di scherzi a Daniele, lasciatemi sotto un commento. Allora, mi ha fatto il merluzzo slime. Andiamo ad aprire, vediamo com'è. Che carino, guardatelo, vabbè, bellissimo. Allora, la prima cosa che noto è un bel pesciolino merluzzoso uscito dall'interno. Allora, vi abbasso un po' l'inquadratura e la videocamera. Sono palline bianche, o azzurre, no, azzurre. Cuoricini azzurri e fishball. Vediamo. Ma sto sempre fuma. Allora, vediamo un pochettino. Le cose scappano un pochettino da dentro. Allora, sembra un clay slime. Allora. Prendiamo tutte le cosine qua sopra. Lo slime è abbastanza morbido, devo dire. Daniele, sei stato veramente molto bravo. Tanto lui dopo vedrà questo video. Lo slime è abbastanza morbido. Forse il fatto che ha messo... Poi, ragazzi, ovviamente,
Commentate anche voi e fatemi sapere di cosa ne pensate. Anzi, andategliela a dire pure a Daniele. Secondo me è abbastanza scoppiettante. Un pochettino, diciamo un pochettino durettino, forse perché lui ha messo la clay direttamente senza ammorbidirlo. Perché la clay, quando si prende la clay normale da Amazon e si mette all'interno dello slime, lo slime tende un pochettino ad indurirsi, però. Vabbè, non è quello il problema. Ci sono le fishball e le palline che un pochettino scappano dall'interno, però vabbè, diciamo che nel complesso, siccome lui è un nano shop, siccome lui, diciamo, sì, mi aiuta a fare gli slime, ma non è che li fa sempre, sempre, sempre. Diciamo che nel complesso, anche per l'inventiva, il mio voto è 10. Vediamo, prendiamo la mystery box e c'è questo. Ragazzi, questo. Boh. In che senso? Cioè, non ci ha dato il voto, ma dovrebbe essere trasparente. Un Avalanche? È un Bo Slime! Cioè, vabbè! Bo! Bo Slime! Allora. Dovrebbe essere arancione e verde. Vediamo un pochettino. Allora. Come l'ha fatto questo slime? Cioè, ragazzi, vi rendete conto che ha preso le mie cose da qui e si è messa a fare. Ah! Madonna, allora vediamo un po'. Vediamo, è un po' pizzicoso. Daniele, Daniele, Daniele. Allora, lo slime però trasparente. Ma cosa c'è? Una pietrina. Lo slime trasparente mescolato con lo slime bianco. Muah! Lo sapete che non è neanche tanto male. Guardate. Cosa dite? Cosa ne dite voi? È stato abbastanza bravo, dai. A questo slime quanto gli diamo? Gli do un 9, giusto perché solo perché era leggermente sciolto, ma neanche più di tanto, però è molto scoppiettante. Voi che voto gli date? No, io non sono clemente, anche se è il mio ragazzo, ragazzi. Vediamo un altro slime. Mi sconfinfera questo. Cupcake crunch, vabbè. Vediamo, lo slime è rosa. Madonna, ma si è proprio impegnato. Oddio, si è impegnato tantissimo. Allora, ci sono tutti i glitter sotto le palline. Apriamo. Che buon profumo! Pure profumato. Mi viene da ridere. L'ha fatto pure profumato. Vediamo. Allora, ci ha messo questo cupcake dentro. Che devo dire, non è per niente male. Molto carino. Quasi quasi prendo spunto, lo faccio per lo shop. Allora, ci sono questi pezzi di foam dentro. Delle palline e degli sprinkles. Vediamo, che belli questi glitter. Mi sembra un po' creamy. Vediamo, molto carino. Questo mi piace, Daniele. Bravo, questo mi piace assai, vi devo dire. Ma che bello! È veramente super, super, super morbido. Morbidoso, molto, molto crunchy. E penso un, come si chiama? Un creamy slime. Non è un batter. Penso abbia messo anche qui dentro. Ho un po' di Daiso. Ho un po' di clay. Credo la clay. Secondo voi Daniele potrebbe aprire uno shop suo di slime? Potrebbe fare anche lui la vendita di slime? Fatemelo sapere. Allora, inizialmente ripeto, lo slime era un pochettino più morbido. Giocandoci è diventato un po' più così così. Però adesso, probabilmente, date le luci dello studio e maneggiandolo con le mani calde, visto che ci sono 50 miliardi di gradi, lo slime è ritornato di nuovo morbidissimo. Mi è piaciuto, devo dire proprio la verità, mi è piaciuto. Allora, vediamo. C'è questo. Unicorn Rainbow e fragole e limone. Ha avuto la pazienza di fare anche i colori diversi. Secondo me ha preso tutti gli altri slime e li ha uniti insieme. Vediamo. Cioè ci ha messo anche lo charm dentro dell'unicorno. Complimenti Daniele, complimenti per la creatività. Ok. Lo slime è molto morbido. Andiamo. Profuma di biscotto. Wow! Complimenti vivissimi, Daniele! Sentite? Ok, questo per me è un 10 super più. Sentite? Adoro! Ultimo slime che è questo qua, fragole e limone. Lo andiamo a prendere. Vediamo. Oddio, raga! No, vabbè, ma ha avuto praticamente la premura di mettere gli charms un pochino dappertutto. Allora, c'è questo qua. Limonoso, vediamo.
Anche gli sprinkles così sopra di Ma quanto è scaglie. bravo sto Danny Cioè, Boy. ragazzi, io non ho parole entrate in stanza, no? Per sentirsi dire che è bravo. Voi vi rendete conto? Allora, secondo me ha messo tipo queste scagliette per ricordare la buccia del limone. Comunque, mamma mia, come profuma di limone! L'idea mi piace un botto, ma io comunque ti copierò l'idea, sappilo. Non hai diritti d'autore su questi slime, No, nessun diritto d'autore, la scatolina è mia, eh. eh. Ma Allora, però il post-it è mio. il post-it non c'entra niente. Cos'è questo? Metà rosa e metà giallo con questo charms dentro. Questo charm dentro, veramente stramorbidissimo. Guardate. No, ragazzi, cosa dite? Co devo copiare gli slime a Daniele? Questo mi piace veramente un botto, poi profuma tantissimo, oddio. Ma è veramente super, super, super glossy e super morbido. Guardate come cola! No, io non ho parole, ragazzi, cioè, dite la verità, Daniele mi sta superando. È veramente buon, buon, buon lavoro svolto. È uscito questo colore qua. Cosa ne dite? Che voto avete dato a questi slime di Daniele? Fatemelo sapere sotto in un commento cosa ne pensate. Slime profumati, bellissimi, fatti bene, Daniele. Poi ti puoi mettere gli slime a fare gli slime al posto mio per lo shop. Pensaci, Daniele. Va bene, grazie mille, vi mando un bacione, un abbraccio forte. E noi, come sempre, ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!